classico condimento per gli ignudi qui a Firenze è burro e salvia e una spolverata di parmigiano. Io però oggi ho voluto fare una versione più fresca con dei pomodorini datterini e gli ingredienti sono 500 g di ignudi, 500 g di pomodorini datterini rossi, 100 g di lamelle di mandorle, un mazzetto di basilico, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, un pizzico di zucchero, uno spicchio d'aglio e due cucchiai di parmigiano grattugiato. Iniziamo subito con i pomodorini che dobbiamo tagliare a metà. Coltellino col seghetto, che è decisamente più comodo, e iniziamo a tagliarli tutti quanti a metà. Io ho deciso di piantare nell'orto i pomodorini datterini che sto usando perché hanno un gusto dolcissimo e mi piacciono un sacco, insieme ad altre varietà. Ho avuto la grandissima fortuna di incontrare Paolo, il mio coltivatore che cura l'orto, ma che mi dà anche tantissimi consigli su che piante coltivare e ogni tanto anche qualche trucchetto in cucina. Bene, adesso prendiamo uno spicchio d'aglio, lo mettiamo in padella, aggiungiamo un bel giro d'olio d'oliva. Accendiamo il fuoco e mettiamo a rosolare i pomodorini. Li facciamo andare a fiamma vivace, mi raccomando, e li condiamo con sale, un po' di pepe e un pochino di zucchero. Altro trucchetto della nonna che aiuta a togliere l'acidità, anche se devo dire che questi appena colti sono dolcissimi. Adesso continuiamo a cuocerli finché non iniziano a spaccarsi e rilasciano un po' del loro liquido. Bene, adesso che i pomodorini si sono belli spaccati, posso aggiungere il basilico. Generosi, mi raccomando, che dà un bel profumo. Profumano tantissimo. Mescoliamo bene. Assaggiamo, sentiamo se il trucchetto dello zucchero ha funzionato. Speciali. Ok, adesso li spengo e li metto da una parte. Ora accendiamo l'acqua per lessare gli ignudi e facciamo le lamelle di mandorle. Banalmente le dobbiamo tostare un pochettino in padella. Fuoco, mettiamo un po' di mandorle. In alternativa alle mandorle, volendo, potete usare anche i più classici pinoli che stanno benissimo nell'insieme di questo condimento, con ignudi, pomodorini e basilico. Io per esempio adoro la granella di pistacchi per il suo bel colore verde. Ok, le lamelle si sono dorate e adesso le posso mettere da parte. Ora riprendiamo la padella con i pomodorini perché siamo pronti per cuocere gli ignudi. Mettiamo sale nell'acqua e li tuffiamo delicatamente a lessare. Gli ignudi sono in assoluto tra i primi più veloci da cuocere. In pratica non farete in tempo a tuffarli nell'acqua che saranno già pronti per essere tirati fuori. Infatti cerco di fare veloce, ma li devo prendere uno per volta perché sono molto morbidi. Allora, nel frattempo riaccendiamo la fiamma sotto i pomodorini e aggiungiamo un pochino di acqua di cottura. Controlliamo gli ignudi. I
li possiamo già scolare e mettere in padella. Qualcuno si rompe, bisogna stare attenti. Ancora un goccio e muoviamo delicatamente la padella per farla insaporire. Ok, adesso possiamo spengere il fuoco e impiattare. Ci prendiamo gli gnudi e il guazzettino. Si deve vedere che c'è il guazzetto. Adesso finiamo con un po' di lamelle di mandorle tostate sopra, così, e una bella spolverata di parmigiano. Infine ci mettiamo una fogliolina di basilico al centro. I miei gnudi con guazzetto di pomodorini e mandorle sono pronti e i miei bambini se li divoreranno. Spero che me ne lascino qualcuno perché io adesso non posso mangiarli, ma devo tornare nell'orto a raccogliere altre bietoline per la prossima ricetta. Per gli gnudi con guazzetto di pomodorini e mandorle ho tagliato i pomodorini a metà e li ho saltati in padella con uno spicchio d'aglio e olio d'oliva, aggiungendo sale, pepe e un pizzico di zucchero. A cottura ultimata ho unito ai pomodorini del basilico fresco. In un padellino a parte ho tostato le lamelle di mandorle per dorarle. Infine ho cotto gli gnudi in acqua bollente, li ho scolati direttamente nel guazzetto di pomodorini e li ho serviti con le lamelle di mandorle tostate, parmigiano grattugiato e qualche foglia di basilico.